Bisogna continuamente far presente ai nostri ragazzi e ai nostri giovani quali sono i veri valori dello sport dai quali non si può prescindere. La legalità è uno dei passaggi assoluti. È un progetto che è stato presentato e sponsorizzato dalla Guardia di Finanza, che noi abbiamo abbracciato fin dall'inizio, anche perché è un progetto che attraverso lo sport è in grado di recuperare tutti quei disagi giovanili che ci possono essere nelle scuole, in questo caso lombarde. È stato fatto anche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha selezionato tre scuole della Lombardia sulla base di problematiche all'interno delle loro classi, problematiche legate a bullismo e violenza. È un'occasione d'oro per i ragazzi per poter coniugare lo sport ma anche imparare cos'è la legalità per essere degli uomini e delle donne vincenti nella vita. È una bellissima opportunità di crescita, una bellissima opportunità per avere un contatto tra l'istruzione della scuola e i valori dello sport. È un connubio che ho fatto mio in vita e che mi ha molto aiutato a crescere sia come sportiva che come persona, quindi assolutamente è veramente un'opportunità da sfruttare. Superare i propri limiti è qualcosa che non bisogna tanto fare, bisogna molto avvicinarsi al limite, però stare un attimo sotto, perché quando si superano i limiti penso che si vada in una zona di rischio dove veramente si è soggetti a troppe imprevedibilità che a volte non riusciamo a controllare. Bisogna alzare sempre l'asticella per alzare anche il limite, ma non bisogna mai superarlo, a dire la verità. Penso sia fondamentale, perché diciamo che lo sport, come sicuramente si sa, è una palestra di vita, insegna valori che sono utili a una persona che lo accompagnano per tutta la vita. E come dicevo prima, penso che lo sport però prima di tutto sia divertimento e gioia, e quindi questi ragazzi avranno l'opportunità di sperimentare quello che sperimentiamo noi tutti i giorni, quindi sono molto contento e spero proprio si divertano. Ecco, che suggerimento possiamo dare perché vivano al meglio questa settimana? Di viverla in maniera spensierata, ma con la testa sulle spalle, in modo responsabile, e poi di cercare di comprendere appieno diciamo la mentalità delle Fiamme Gialle e del loro modo di intendere il lavoro. Che devo dire, nella mia carriera mi ha dato una grossa mano riuscire a interpretare al meglio questi valori. Bombardati costantemente da notizie su calciatori che fanno i capricci perché sono più legati a un che Suburra o Narcos, dove ci fanno credere che i personaggi sono appunto nella periferia di Milano, dove una gang, un gruppo di ragazzi da tormentare, derubare, addirittura spacciare, appunto per emulazione, mai a nulla di buono, anzi i risultati sono poi per fortuna negativi. Graziare Filippo, il quale per la sua passione, dedizione della candidatura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Quindi la passione, io concludo lanciando poi un appello a tutti i ragazzi che hanno avuto devo appunto dirvi questa cosa qua: imparate più cose possibili, sfruttate almeno ad essere degli uomini e delle donne vincenti, non solamente nella scuola. Abbiamo spesso, molte volte, anzi da con i nostri centri sportivi, a collaborare ad esempio nell'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, in canoa, prova a fare centro e altri, che hanno portato i nostri bambini in più che chiede ai propri genitori di andare a fare sport. In rappresentanza Lumi e Leila Lunardi, che sono quelle che insieme con noi già dopo le Olimpiadi dell'anno 60. Grazie per le bellissime parole, per la presentazione. Comandante, sono davvero contento di far parte di questo. C'è il rappresentante. Non c'è il rappresentante. Ci siamo? Gracias.
riusciamo a fare un'immagine di questo genere. Ci siamo? Allora, stare più vicina, grazie. Questa non sarà molto lunga e quindi cercherò di godermela il più possibile. Arrivederci. Però loro lì si trovano alle 9:15, ma Rossi no. Ah, per noi che mi ha chiesto...